Ciao, continuano i video insoliti da postazioni insolite. E visto che in questo momento qui c'è una buona luce, ho appena fatto il video in cui vi ho fatto vedere che cosa ho comprato di abbigliamento con i saldi. Continuo così poi posso sistemare queste cose. Questo è un altro video insolito, un'altra novità su questo canale, perché non ne ho mai fatto uno apposito dedicato a questo argomento, ovvero la Ci sono alcuni spesuccia, una prodotti che non ho ancora mai usato e ve li voglio mostrare perché erano in offerta, degli altri che invece vi voglio segnalare se avete un Conad vicino casa, perché sono dei prodotti che ho già usato, li trovo bene e costano poco. Allora, tra i prodotti che ho già utilizzato, vi voglio segnalare questa tipologia ve l'ho già fatta vedere nel video dei prodotti finiti. Queste due confezioni di muesli croccante della Conad, uno all'avena e uno con cioccolato fondente e nocciole, e sono questi qui. Visto che uno è aperto, ve lo faccio vedere così vi faccio anche vedere com'è. Sono abbastanza croccantosi, ecco, sono dei pezzettoni di muesli abbastanza croccantosi. Ovviamente questi non sono dietetici, né questi né quelli all'avena, perché comunque contengono zuccheri, però ve li segnalo perché io li ho già provati entrambi e continuo ad alternarli e a ricomprarli, alternarli agli Special K o ai Fitness e ricomprarli. Però sono 375 grammi, che è più o meno la confezione standard dei cereali, di tutte queste cose, questi prodotti da colazione. E hanno il prezzo sempre garantito a 2 euro. Secondo me, per 2 euro c'è molto poco a meno della stessa quantità e soprattutto della stessa bontà. Perché il motivo per cui ve li segnalo, io li ho presi per provare, ho detto ma sì, proviamo. Ne avevo preso un pacco dicendo vabbè, se fanno vomitare, pazienza, non li ricompro più. E invece mi piacciono un sacco e sono quella pausa un po' golosa appunto rispetto agli altri cereali integrali che sono appunto gli Special K e Fitness. Io prendo praticamente sempre quelli che mi concedo, a volte ci faccio cena con latte di soia e questo muesli qua. Allora, giusto per farvi capire, il mio gatto, ho i pantaloni bianchi sporchi di sangue perché mi ha graffiata. Ora direi non, sì, mi ha graffiata, mi ha fatto sanguinare il braccio. Io non me ne sono accorta, l'ho appoggiato ai pantaloni e adesso una macchia bianca, una macchia di sangue bella rossa intensa sui pantaloni bianchi. Devo aggiungere altro? Non credo. Poi un altro prodotto che ho usato, mi è piaciuto e ho ricomprato anche se era un'altra profumazione, è questa ricarica di sapone liquido da 1 litro, anche questo marca Conad. Questo l'ho pagato 1,80 euro. Nel video dei prodotti finiti avete visto la variante Alte Verde, che mi è tanto piaciuta, però li volevo provare un po' tutti. Questi sono perfetti come sapone liquido per lavare le mani. Io ne ho un dispenser in cucina e uno in bagno. Lo uso tantissimo, non c'è motivo di spendere 7-8 euro per questo scopo qui, che è lavarmi le mani quando magari preparo la pappa d'Artù o se cucino qualcosa. O insomma, per lavarmi le mani non voglio investire chissà quanti soldi, quindi questo qui va benissimo, ve lo consiglio anche per la praticità di questo manico e di questo rubinetto che si svita totalmente e si riavvita e vi permette di versare nel dispenser, nel dosatore, insomma, in cui poi lo travasate con veramente una grandissima comodità. E non fate danni e non distruggete niente. Quindi vi dicevo, questo qui li ho pagati, quello là l'ho pagato 1,80 euro. Poi, visto che sono entrata ufficialmente nella fase risparmio, perché devo fare una cosa da qui a fine anno, inizio del prossimo, non credo che farò più la tinta dal parrucchiere. E avendo un, tra virgolette, banalissimo nero, facendo un banalissimo nero, ho comprato una tinta da supermercato e ho preso questa palette testa nera nel colore appunto, come vi dicevo, nero.
al suo interno, vabbè, ci sono tutte le cosine della tinta, questo probabilmente non interessa a nessuno di voi, ci sono i prodotti quelli da mischiare qui dentro, sì, questo penso che sia da fare dopo, è un trattamento fissante, questo che sarà da mischiare con questo, che è il beccuccio, perché qua c'è già qualcosa all'interno, che sicuramente va mischiato con quello che c'è dentro a questo tubetto, questo sarà per lo shampoo dopo, e qui, infatti, e qui ci sono i guanti, i classici guanti per applicare, e questa l'ho pagata a 4,49€, mi è sembrato un prezzo più che onesto per provare, difficilmente riprenderò sempre la stessa, però per iniziare, per provare, ho detto ma sì, vediamo, non si sa mai, non si sa mai, non sempre quello che costa meno è di scarsa qualità, Essence ne è una dimostrazione. Poi invece, durante una delle tante chat con Simo, in cui parlavamo di merende sfiziose, cose da prepararsi per spezzare un po' la fame, eccetera, lei mi ha detto, ma guarda che se ti prepari qualcosa di sfizioso, che è anche un po' goloso, eviti di avere quella fame atavica fra un pasto e l'altro. E mi ha detto, ah, io oggi mi sono fatta questa cosa, adesso non ricordo, ci ho messo anche le gocce di cioccolato. Io lì per lì non ho prestato grande attenzione a questo particolare, però mi è rimasto nella testa, perché a distanza di qualche giorno, quando appunto sono andata al Conad, sono passata davanti a queste gocce di cioccolato perugino e ho detto, ah, voi tornerete a casa con me. Sono 200 grammi di gocce di cioccolato, ovviamente fondente, se non erro ci sono anche al latte, o comunque sì, al latte, no, ci sono anche bianche, ci sono o bianche o al latte, e queste le ho pagate, secondo me tanto, perché le ho pagate 2,52€, mi sembra veramente tantissimo, però al mattino, da quando ce le ho, grazie Simo con i tuoi suggerimenti, Simo, non devo dire che mi spendi 0,9€, non credo, rumori molesti, da quando le ho prese al mattino insieme ai cereali integrali, non i muesli perché hanno già la loro dose di zuccheri, ma insieme ai cereali integrali ci metto anche qualche goccia di cioccolato e sono molto contenta, veramente molto contenta. Poi tre prodotti che invece non ho ancora, che diciamo userò per la prima volta. Uno è lo stick labbra all'argan della linea nuova dell'Equilibra, quindi la linea nuova è l'argan, e il brand è appunto Equilibra, perché finalmente, come vi ho già detto da qualche altra parte, hanno messo questa linea nuova al Conad, eccolo qua, questo l'ho preso da tenere in borsa o quando magari andrò in piscina, ma me lo porto nella borsa della piscina, e l'ho pagato 2,95€, non ho idea se il costo sia, cioè se sia, non lo so, se sia di mercato, se sia un costo, boh, ditemelo voi se lo avete visto in giro e quanto l'avete pagato. E poi c'erano in offerta tutti gli shampoo e i balsami della Garnier della linea ultradolce. C'erano veramente tantissimi tipi, cioè per tantissimi tipi di capelli. Io ne ho preso uno shampoo e un balsamo della stessa linea, ed erano in offerta, non vi ho detto il dato fondamentale, tutti shampoo e balsamo indipendentemente a 1,59€ ciascuno, ovviamente. E ho preso della linea capelli secchi e spenti, non, beh, li ho anche un po' secchi per la verità. Questa linea olio d'argan e di camelia, e appunto ho preso entrambi i prodotti perché voglio utilizzarli insieme, quindi shampoo e balsamo. Hanno un profumino veramente molto 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 gradevole, mi ha attirata tanto fra tutti quelli che c'erano. Ho deciso di prendere questi, un altro balsamo che adesso vi mostro e di cui spero di trovare lo shampoo perché non c'era quel giorno. Magari mi farò di nuovo un giretto al Conad, magari così. Per fortuna lo hanno riassortito. Comunque 1,59€ cada uno, sono praticamente in tutti questi è specificato che sono senza parabeni. Io non utilizzo e soprattutto non compro un prodotto per capelli da supermercato
da anni, veramente da anni, quindi per me sarà un simpatico ripasso. L'altro balsamo che ho preso, sempre ultra dolce Garnier, mi sa di coccola questo qui, è della linea capelli delicati, anche questo senza parabeni, linea crema di riso e latte d'avena, cioè non potevo fingere indifferenza di fronte a questa cosa. Vi ripeto, non c'era lo shampoo, altrimenti anche di questo avrei preso shampoo e balsamo, perché così è più bello usarli insieme, non so cosa stia combinando. Balsamo da 200 ml, confezione da 200 ml, lo shampoo invece da 250. Ertu che sta lottando con lo scontrino cattivo del Conad. Fortuna che questi prezzi me li ricordavo, altrimenti sarebbe stato un problema. Ok, vi farò sapere come mi troverò con i prodotti per capelli e con il burro cacao, anche se per esempio so che a Simo quel burro cacao non l'ho trovato particolarmente idratante e nutriente. Mi fermo qui perché è il maltrattamento dei, che cosa ci volete fare? Veramente qui così tutti i giorni, ma non importa. È in fase di agguato perché sta muovendo il culetto. Eccolo qua! Artù, vieni qui. È fantastico sto gatto, è un cane, perché lo chiami e lui viene. Ovunque sia, in qualunque punto della casa tu sia, dici Artù e lui... E lui arriva, poi te ne penti dopo un secondo, te ne sei già pentito perché sei più tranquillo prima. Ma che vuoi fare? È talmente bello e simpatico. Ehi, morsicateur, saluta le tue fan, che hai un sacco di fan. Muore, un mordolo momo, saluta. No, ma perché? Perché? Ti devi nutrire della mia epidermide. Aia, ehi, vampiro, va bene. Ci vediamo. Ma è scorreggiato di nuovo. Aia, tra i morsi e le scorregge, cioè, ma non c'è un telefono amico per le mamme maltrattate? Ci vediamo al prossimo, ciao.